Prima Fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it. Bentrovati da Carlo Magistretti e dalla redazione di bolognateatro.it, il sito per chi ama il teatro a Bologna e provincia. Prima Fila, calendario degli spettacoli. Ecco alcuni appuntamenti in teatro nei prossimi giorni a Bologna e provincia. Al Teatro Duse dal 6 all'8 novembre alle 21, la domenica e alle 16, Don Giovanni di Molière con Alessandro Preziosi e Nando Paone. La regia è di Alessandro Preziosi. Al Teatro Odeon il 6 e 7 novembre alle 21, Il canto del cigno di Anton Chekhov. La regia è di Piero Ferrarini con Guido Ferrarini e Aldo Sassi. Al Teatro Zeppilli di Pieve di Cento, in provincia di Bologna, l'8 novembre alle 17, Mietta e Marea in Jazz Songs, con Mietta, Andrea Dessì, Massimo Tagliata, Andrea Taravelli, Gianluca Nanni, nell'ambito del Bologna Jazz Festival. Al Teatro Duse il 10 novembre alle 21.15, James Farm, con Joshua Redman al sax, Aaron Parks al pianoforte, Matt Penman al contrabbasso, Eric Harland alla batteria, nell'ambito del Bologna Jazz Festival. Prima Fila, Magazine. Il 10 marzo al Teatro delle Celebrazioni ritorna a Bologna la PFM con una serata intitolata All the Best. Però nella versione originale, esattamente come era sul disco, questa è una fascinazione per il pubblico, perché mi sembra quasi di mettere il disco di vinile sul piatto e di sentire la stessa esecuzione. Per poi passare alla parte inglese, che poi è diventata americana con la scoperta dei nostri testi scritti da Pete Sinfield, il grandissimo poeta inglese, e per poi aprire un'altra finestra emotiva che nel percorso del PFM è importante, ma credo anche per la musica italiana, che è il nostro lavoro con Fabrizio De André. Faremo dei pezzi perché sappiamo che il pubblico li ama, e qui si capisce che è un percorso, è un unicum, non c'è differenza, anche se stilisticamente ci sono molte cose che sono diverse, tutte stanno in questa... in questo melting pot, proprio perché il PFM ha questa capacità di riuscire a cucinare la nostra musica in modi diversi, perché siamo strumentisti, siamo arrangiatori, siamo performer, siamo multitasking, sappiamo interagire tra di noi, e quindi queste diversità il pubblico non le nota, si sente dentro lo spettacolo perché emotivamente viene condotto in questo percorso. La parte finale, ci saranno le improvvisazioni, che sono una delle cose più belle che noi abbiamo. Abbiamo imparato in America a interagire tra di noi come fanno i jazzisti, e questa cosa qui piace molto perché il concerto diventa al dente, fatto in quel momento, non c'è niente di precotto, di preorganizzato, ci sono delle porte d'entrata e di uscita come fanno i jazzisti. Tutto quello che accade in mezzo dipende, sta al pubblico. Se il pubblico gradisce, applaude, noi possiamo anche andare avanti di più, di meno, e quindi non siamo legati a uno schema preciso come si fa nei concerti normali, quelli che si portano nelle piazze dove tu vai a ascoltare le canzoni perché tutti possono fare così. A volte in PFM non si fa così, però a volte ti spelli le mani perché vedi gli schizzi di sudore e senti che la musica piglia e ti prende da sotto e ti fa saltare. Credo che poi la parte finale, quella ludica, metterà tutti d'accordo, perché alla fine, come sempre, sarà Celebration. E anche per questa puntata è tutto. Per ascoltare la versione integrale di queste interviste e approfondire questi ed altri spettacoli, visitate bolognateatro.it, il sito per chi ama il teatro a Bologna e provincia. Da Carlo Magistretti, grazie per l'attenzione.